non ho tempo per volermi bene, non ho tempo per pensare alla mia salute, devo vivere, no? Quando sento questa frase, è come se la vita fosse a prescindere da salute, dall'avere cura di se stessi, cioè che vita è senza salute, senza aver cura di se stessi? O forse è la vita di altri quella che viviamo, forse è la vita della soddisfazione di impulsi, di bisogni immediati, per allontanarci da una sofferenza, da un fastidio, da un disagio, per silenziare quel disagio, quell'ansia, magari distraendosi guardando per ore e ore il telefonino. C'è uno studio davvero impressionante che dice che guardiamo in media 2 ore e mezza al giorno il telefonino. E ancora più impressionante il dato che dice che le persone, da cui è stato ricavato questo dato non sono consapevoli, cioè rispondevano in media 15-20 minuti. E in realtà il dato era 2 ore, 2 ore e mezzo. Perché non si accorgevano, di questa cosa? Perché non siamo consapevoli? Perché questi sono meccanismi potentissimi basati sul circuito della dopamina e quindi è un po' come quando tu fai qualcosa che ti piace, è vero o non è vero che il tempo vola? Mentre quando fai qualcosa che non ti piace, il tempo sembra che non passi più. Il tempo è sempre lo stesso, è la percezione che cambia. E quindi il nostro cervello esiste per allontanarci da fatica, dolore e insicurezza. La nostra vita è l'insieme delle nostre abitudini, perché il nostro cervello predilige andare col pilota automatico, cioè fare tutte quelle azioni che ti danno un minimo dispendio di energia e un massimo profitto, che può essere allontanarsi da un dolore e soddisfare un piacere immediato. Quindi, piuttosto che cercare di smettere, di eliminare quell'abitudine, come spiego nel mio libro, siccome questi sono meccanismi antichi, potentissimi, occorre crearsi un'abitudine più piacevole, concorrenziale, più competitiva. E come si può fare? Nel mio libro sull'amor proprio spiego tutti i meccanismi che servono per crearsi un'abitudine piacevole e più competitiva di quella che vuoi sostituire. Uno fra tutti è quella che questa azione, questa abitudine abbia un'aspettativa di ricompensa, perché questo è il meccanismo della dopamina. Quindi si crea una sorta di profezia che si autoavvera, come scrive molto bene nel suo libro il mio collega amico Davide Lopresti, per cui è l'aspettativa di ricompensa che mi motiva ad agire, perché viene rilasciata in anticipo e in misura doppia dopamina. Dopamina è questo neurotrasmettitore che mi motiva l'azione e mi dà soddisfazione e piacere. Quindi, se vuoi un aiuto nel crearti questo meccanismo, scarica il capitolo 18 del mio libro, se ancora non l'hai fatto, gratuitamente. Oppure accedi al mio libro, acquista il mio libro direttamente da questo link. Saluti ridenti!